Oppure ben ritrovati in questo nuovo video della serie La Macchina del Tempo. Siamo tornati a prima delle guerre napoleoniche. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo assieme. Allora, prima di tutto, variamo le cose del Sacro Romano Impero. Praticamente ottiene questi pezzettini qua, perché è un po' diverso come grandezza. Poi, e la Carinzia ottiene questo, questo. E l'impero austriaco, apparentemente ce l'ha in parte la cosa, quindi cioè io in teoria lo vorrei mettere. No, non importa, ragazzi, stavo pensando tra me e me. Vabbè, Genova ottiene di nuovo la Corsica. Torniamo ancora indietro quando Venezia aveva le colonie. Aveva le colonie in Dalmazia. Ok. Poi torniamo ancora più indietro. In questo momento la Spagna non si chiama più Spagna, ma si chiama no. Castiglia. Ok. Bene, la Castiglia è formata e possiede tutte le cose, tutte le isole. Poi la Tunisia, vabbè, è ancora nell'impero ottomano. Poi l'impero russo lo lascerei ancora così. Semmai, no, non è ancora Moscovi, non è ancora Moscovi. Poi, cosa metterei? Allora, voglio essere il più accreditato possibile. Ah, ecco, la Sicilia. Torniamo indietro, la Sicilia è indipendente. Poi torno ancora più indietro in cui l'Irlanda era indipendente. Ok. E poi la Scozia. La Scozia torna indipendente. Allora, qui diciamo che siamo nel 1900, scusate, 1000 e, vorrei dire 600-500, ecco. 500, direi 600, dai. Siamo più credibili, dai. Poi qui si cominciano a ridividere in tanti stati. Il Lussemburgo pure entra a far parte del Sacro Romano Impero. Poi, allora, ah ecco, torna il Monferrato, che è presente nei Promessi Sposi, me lo ricordo. Poi Mantova, torna indipendente. Ok. Questo ottiene questo. Poi, allora, la Toscana si divide. Si ridivide in Firenze, Siena e Pisa. Ok. Poi, continuiamo. L'Islanda no, sta così. La Norvegia torna indipendente, però con una nuova bandiera. Ok. Dobbiamo tornare indietro, indietrissimo, ragazzi. Poi, la Norvegia ovviamente ottiene questo e l'Islanda. Poi, il Regno di Napoli, la Sardegna e la Sicilia sono della Castiglia. Ok. Poi l'Algeria scompare perché non è più un regno, sono soltanto tante tribù. Poi ancora Napoli torna indipendente. E praticamente Venezia riprende, cominciamo a tornare all'egemonia italiana. Riprende Cipro, Creta e il Dodecaneso e le Cicladi. Poi sì, torna di nuovo il canale di Crimea. Ok. Sì, lo metterei proprio così. Poi tutti i vari stati cominciano a staccarsi dalla Russia, dall'impero russo. Ok. Poi ce n'era un altro che era proprio sicuro, il Canato di Avar. Ok, metterei subito il Canato di Avar in questo momento. Allora, eccolo qua. Ecco qui il Canato di Avar. Questi qua sono i vari stati.
Poi l'impero persiano, questo di adesso, praticamente si trasforma in Fatimidi, nei Fatimidi, che era una dinastia. Scusate, i Safavidi. I Safavidi tornano a dominare la Persia. E ora, dopo questa comunque grandezza dell'impero ottomano, torneremo, diciamo, a un riequilibrio, perché l'impero ottomano diminuirà sempre di più in grandezza e in potenza. Per esempio, perderà tutta, diciamo, i territori in Arabia, poi restringerà i territori che ha qui, ok, in Siria, e comunque in Mesopotamia e anche in Egitto, per diminuire poi anche i territori che ha in Libia. Però c'era questo tipo coso lunghissimo e non fraintendete col nome. Poi, allora. Poi qui praticamente torna lo stato monastico dei cavalieri teutonici che stava qui. La federazione polacco-lituania lituana si scioglie e si crea la Mansovia. E la Lituania, che possiede questi territori, a discapito ovviamente dell'impero russo. Allora, li metterei così. Ok. Sì. Poi qui comunque metterei l'Estonia come stato a parte. Si torna all'Estonia. Poi la Finlandia comunque no. Poi ancora metterei, allora, comunque le varie orde, i vari canati che si erano stanziati qui dopo la fine dell'impero mongolo. Ok. Aspettate, ora faccio un salto e poi faccio vedere come ho fatto. Ok, siamo tornati al Principato di Mosca, la Russia è divisa in tanti stati. E allora, qui si divide per sempre l'impero austriaco, perché torna ad essere Austria, allora diciamo non democrazia ma monarchia, sì. Ok, e qui praticamente metterei i veri confini dell'Austria, che sarebbero qui, e poi l'Ungheria, il Regno d'Ungheria, che comunque era bello grosso e comprendeva la maggior parte dell'antico impero austriaco. Questo invece lo darei parte alla Mansovia e parte alla Lituania, perché era così. L'Austria torna a far parte del Sacro Romano Impero. Ok. E ci torna praticamente anche la Svizzera. Per la prima volta cambiano comunque i vari confini della Svizzera. Qui e qui tornano praticamente nel Sacro Romano Impero. I Paesi Bassi austriaci non esistono. Esistono le Fiandre e la Zelanda. Ok. Qui vediamo che il Sacro Romano Impero è enorme e unificato. Però immaginiamoci come tanti piccoli stati, perché comunque è una federazione. Poi praticamente qui stiamo messi a posto. Poi torna la diocesi di Nizza, Genova ricomprende questo, poi l'impero ottomano perde i suoi domini completamente in Libia e in Tunisia e in Egitto. Praticamente qui torna la dinastia Hafside, scusate, faccio sempre comunque difficoltà a pronunciare questo nome, ok, che controlla comunque gran parte della Tripolitania. Poi qui tornano praticamente gli Ayyubidi, gli antichi sovrani d'Egitto prima degli Ottomani. Ok, qui siamo quasi per finire il video, però comunque ci tenevo a continuare, perché comunque siamo in un momento molto bello. Poi la Sicilia torna indipendente.
Sì, direi di concludere qui. Allora, praticamente, dove siamo? Siamo nel... come mappa, ovviamente approssimativa, non è completamente perfetta, nel 1500, quasi 1400, ma 1500, inizio 1500. E niente, fatemi sapere, nel prossimo episodio tornerà un impero che diventerà mano a mano più grande e potente e darà di nuovo vita all'impero che domina il, che dominava il mondo. Vi lascio un piccolo indizio. La città non si chiama più Istanbul, ma è Costantinopoli.